Cose che tutti sanno, sì, beh, cioè anche io so, sì. Sì, anche io, sì. A, B, C, D, Z, H, e D. Ma non so se saremo bene, bene, porca miseria. Lento! Tra un po' arriva il professore, porca miseria, vieni! E non ti fai tante seghe mentali. Con quei cartoni animati grulli. Lo so, fra un po' arriva il professore di quinta elementare. Mamma droide, hanno bussato alla porta. Secondo me è meglio che vai a aprire. Su, che cosa aspetti? Vai! Da quello un po' stupido bambino violento lascia sempre il computer acceso e questa stupida stampante che fa molto di casino. Sì, Brutta deficiente, offri se no ti spacco il capo. Becille. Stupido bambino. Entri, professore, entri pure. Entri, sì, entri. Vai, io non apro più. Cazzo. Quanto sarai idiota, eh? E senza mente apri. Guarda, guarda, non apro più perché te, stupido bambino, non spendo questa inutile e stupida cosa. Entri, professore, becille, cazzo! Vai, oh! O apri o ti spezzo gli occhialini, sa di moda. Apri, testa di cazzo!
Imbecille! Ecco, acqua, acqua, dammi tempo, stupido figliolo! Professore, cazzo, o entri o no? Mi vuoi insegnare a me uno più uno? Senti te, pazzo! La prossima volta che mi fai cascare la conchiglia, ti spaccio il capo! Demonio! Si inciampa sul computer, sul tiro del computer, brutto imbecille, e poi se la vedrai con me, idiota! Senta, signora, io sono venuto qui per farlo imparare la matematica, perché ho saputo da suo figlio che lei non sa una bella secca, vero? Quindi lei mi deve ascoltare attentamente. Poi le chiederò l'alfabeto e lei mi dovrà rispondere correttamente. Siamo intesi sul conto, sì o no? Oh! Sentite, ma che cazzo mi hai preso di professore? Anzi, più che professore lo chiamerei Don. È il più esperto in matematica. Lo vedo. Forse ancora più esperto di Einstein. O di Gary Boyle. Signora mia, mi dica subito quanto fa uno più uno. Due. Oh, sbagliatissimo. Fa 11. Basta mettere l'uno accanto all'uno, viene 11. No, è facile. Questa volta mi sono svegliato, mamma droide. Infatti, è pazzo. Chi? Lei, fuori di qui, Austin. Studia te, invece di far studiare gli altri. Mamma droide, allora come stai, eh? Non lo so neanche. A dire la verità, sì, non lo so neanche io. Comunque, oltre che alla mia tosse, e oltre che alla sua stupidità, ci ha lasciato in cambio un bellissimo regalo. Un quaderno gratis!